L'1 luglio è la data più importante per le riaperture e novità a New York City per l'estate 2021. Bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss. Per contenuti su New York, Stati Uniti d'America, donne imprenditrici, viaggi e video motivazionali, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando le notifiche per ricevere video in tempo reale. New York riaprirà al 100%. Musei, ristoranti, attrazioni ed eventi non saranno più a capacità ridotta, ma aperti completamente. A questo si aggiunge un progetto del sindaco De Blasio, quello di vaccinare i turisti in zone come Times Square, Central Park e Brooklyn Bridge Park con la monodose di Johnson & Johnson. La data della riapertura confini è ancora incerta, anche se secondo me molto vicina. Spero di non sbagliarmi. Ecco tutto quello che dovete sapere sulle riaperture e novità a New York City per l'estate 2021. Dal 1 aprile il Giardino Botanico del Bronx ospita la nuova e temporanea installazione di Yayoi Kusama, l'artista giapponese che ha esposto più di 10 installazioni fino ad ottobre 2021. Da pochi giorni, all'inizio di maggio del 2021, è stata installata una nuova statua al Morningside Park chiamata Reclining Liberty, ovvero una statua della libertà sdraiata sul prato. È lunga quasi 8 metri, in esposizione fino al 5 aprile del 2022 dell'artista Zach Landsberg. In arrivo a New York un nuovo pop-up super colorato e floreale, si chiama Floral Escape, aprirà al pubblico il 20 maggio e rimarrà aperto fino al 1 agosto. Vi lascio il link per acquistare i biglietti qua sotto nell'info box. L'installazione si trova nel Queens. Altre novità sull'arte a New York riguardano installazioni temporanee di Van Gogh e Banksy. Van Gogh al Pier 36 da giugno 2021, mentre Banksy non ha ancora una location stabilita, ma si sa che l'installazione temporanea arriverà ad agosto 2021. Vi lascio nell'info box l'articolo dove trovate i link per acquistare i biglietti a queste due installazioni. Parlando di aperture e capacità dei locali, quasi tutto è aperto ancora a capacità ridotta, anche se si prevede una riapertura totale, quindi al 100%, già da fine maggio, inizi giugno, nonché dal 1 luglio, data in cui New York riaprirà al 100%. Da oggi, 17 maggio, le metropolitane offriranno di nuovo il servizio 24 ore su 24 come succedeva pre-pandemia, e la metro di New York rimarrà l'unica al mondo ad offrire appunto un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Siamo anche a buon punto per quanto riguarda le aperture dei musei, che hanno riaperto quasi tutti. Le palestre sono ormai aperte al 100%, mentre gli osservatori e le indoor venues, quindi locali al chiuso, sono ancora aperti al 33%. Rimangono chiusi molti hotel e i teatri per gli show di Broadway, che riapriranno al pubblico il 14 settembre. Ritorna anche il drive-in movie, ovvero la possibilità di godersi un film all'aria aperta dalla tua macchina. In particolare consiglio quello di Greenpoint a Brooklyn con lo sfondo Manhattan. Vi lascio anche per questo link nell'info box, e ci sarà nei miei canali Instagram molto presto la possibilità di vincere alcuni biglietti per il drive-in movies a Greenpoint. Tra le riaperture e novità a New York per l'estate 2021 vi consiglio l'esperienza in sidecar, ovvero un giro di sera con la New York illuminata in questa appunto sidecar, che non riesco a descrivere in italiano, ma la vedete qua nelle immagini che scorrono. Potete fare tutto tramite me e offrirò anche per questo un giveaway nei miei canali Instagram le settimane a venire. Governors Island ha riaperto al pubblico con 5 pecore che arrivano da Albany. Le pecore si prenderanno cura di una zona in particolare, della vegetazione in particolare di una zona, ovvero Hammock Grove, è la zona dove si trovano tutte le amache dell'isola. Tornano anche i film sui rooftop. Ogni giovedì e domenica il rooftop dello Yotel offre la possibilità di godersi un film all'aria aperta tra i grattacieli a due passi da Times Square, con un nuovo programma per l'estate 2021 che copre la sezione Girl Boss ogni domenica. Quindi ogni domenica ci sarà un film incentrato sulle donne. Tutte le novità in arrivo nel mio blog, che poi lascerò anche qua nell'info box. Tornano i festival musicali a New York. Finalmente! Uno dei miei preferiti si chiama Governors Ball. Durerà 3 giorni
giorni ed è stato spostato a settembre, solitamente un festival che avviene a giugno ogni anno a Randall's Island, l'edizione 2021 si svolgerà al City Field nel Queens durante l'ultimo weekend di settembre, 24, 25 e 26, con una lista di artisti rock, hip hop, indie rock, rap e tanto altro. Torna anche il famoso festival anni 20 chiamato The Jazz Lawn, 12 e 13 giugno, per un weekend tutto vintage all'isola Governor's Island. La parte esterna del Lincoln Center ha tutto un nuovo look, si chiama The Green ed è stato installato per quest'estate 2021 in modo da far godere alle persone di uno spazio all'aperto con erba sintetica e anche la possibilità di far giocare i bambini e leggere libri gratuiti gentilmente offerti dalla New York Public Library. A Central Park dai primi di luglio torna Shakespeare in the Park, ovvero spettacoli gratuiti al teatro della corte di Central Park. In arrivo quest'estate ad Upstate New York, Legoland. Il Legoland New York Resort è costituito da 30 milioni di mattoncini in Lego. La location si chiama Goshen e si trova a circa 60 minuti a nord di Manhattan. Non mancheranno per quest'estate 2021 a New York le picnic performances a Bryant Park, disponibili dal 9 giugno al 20 settembre. Una vasta offerta di crociere attorno alla barca per quest'estate. Per tutte queste crociere, dalla crociera al tramonto, quella jazz, quella brunch, quella architettonica, ma anche la notturna, vi lascio qua nell'info box tutti i link per poter prenotare. Viste meravigliose non solo dell'isola di Manhattan, ma anche della Statua di Libertà, i vari ponti, tra cui Ponte di Brooklyn, Manhattan, Verrazzano e tanto altro, in base al tipo di crociera che scegliete, quindi alla durata. Tanti nuovi rooftop che vi lascio in lista nell'articolo che trovate nel blog e ve lo metto qua sotto nell'info box. Vedo dei bambini molto interessati alla mia, al mio video. Do you wanna say hi? Hello! What is your channel called? Oh, the channel! It's called Chiari Lady Boss. Okay. Do you speak Italian? No. To my sister. Here. You can say you can say ciao. Ciao Italia. Italia. Yes. Have you been to Italy? No. Do you know where it is? No. No? Okay. Do you know where it's Europe? No, actually, we just know where it's Egypt and Europe. It's not far from Egypt. Really? Yes. But this is a mini mic. It's so much fun. Really? Yeah. You can say ciao. Ciao. Where are you from? Egypt. How long have you been living in New York? Maybe like 2 years or something. 2 years. Do you miss Egypt? Yeah. Yeah? Yeah. What do you miss about it? My grandpa, my grandma. Yeah. That's nice. And my friends. Can you go visit? Yeah, in July 14 I'm gonna go. Okay, have fun. Thank you. Are you all from Egypt? July. Ok, abbiamo Adam che vuole leggere una storia per questo video. Prego, questo è il microfono. Could you help me read? Huh? Could you help me read? Help you? Yeah, read. Yeah. Ok, chiede di essere aiutato. Un attimo, arrivo che aiuto Adam a leggere. Allora, leggiamo con Adam una storia qua. The carriage? The carriage? Sent from the palace? He is excited? Excited because he gets to carry the Rexy Pats. The horse. Thank you so much. You're welcome. Shukran. Elapo. Bro, this is, I'm filming for a new vlog. It's coming out on Wednesday on YouTube. And you're gonna be in it. You said hi. Do you have TikToks? Yeah. I wanna say hi to Egypt. Ciao Egypt. Ciao Egypt. Okay, i bambini egiziani erano troppo interessati al mio vlog, quindi hanno voluto partecipare. Ed è stata una figata, secondo me, no? Torniamo alle novità e riaperture a New York City per l'estate 2021. Arriva una piscina galleggiante nell'East River. Una piscina a forma di X che ormai è in costruzione da molto tempo. Maggiori informazioni nelle prossime settimane. Vaccini gratuiti per i turisti. Stanno cercando di settare delle location tra Times Square, Central Park
Park e Brooklyn Bridge Park per vaccinare i turisti in possesso di visto in entrata nella Grande Mela. Tra l'altro, chi si vaccina a New York ha diritto a una vasta gamma di cose gratuite, da hamburger, da Shake Shack, entrate gratuite a musei o eventi e tanto altro. Apre un nuovo Smorgasburg, il mercato culinario famoso ormai a Brooklyn, Williamsburg, Brooklyn, da una decina d'anni nel New Jersey, esattamente ad Harborside in Jersey City dal 29 maggio. Non solo New York si sta riprendendo, ma io sono parte della sua rinascita e non potrei che esserne perennemente grata. Per questo video sulle riaperture e novità a New York City per l'estate 2021 è tutto anche da Chiari Lady Boss a New York. Mi raccomando, fatemi sapere quale per voi è la riapertura che vi emoziona e vi eccita di più qua nell'info box. Un sacco di likes, al prossimo vlog, bye!